Anche in un periodo di crisi economica, le piccole e medie imprese italiane cercano di proseguire il loro cammino verso una sempre maggiore formazione e conoscenza. Siamo con Viviano Gentilini, responsabile di ECIPAR. È importante conoscere. Ma guarda, è ancora più importante se parliamo dei processi di apprendimento e della diffusione della conoscenza nelle piccole e medie imprese. La struttura organizzativa delle stesse, oggi come oggi, non può permettere ovviamente dei processi di apprendimento corposi, per cui noi come CNA pensiamo che la diffusione della conoscenza possa andare oltre i percorsi formativi tradizionali, cioè quelli caratteristici delle 12 persone in aula, e probabilmente credo che i processi di apprendimento nelle piccole e medie imprese possono passare anche attraverso metodologie formative diverse. Questa mattina ci apprestiamo a darne dimostrazione attraverso una metodologia particolare. Cerchiamo di dare voce alle imprese attraverso l'improvvisazione teatrale. Roberto Nini, imprenditore, la sua testimonianza su questa iniziativa di oggi e che vantaggio può avere la sua azienda da un'iniziativa come questa? Sono contentissimo di partecipare a questa iniziativa, anche perché la mia esperienza come imprenditore è nata proprio grazie a dei corsi di formazione di ECIPAR 21 anni fa, quando ancora non si chiamava ECIPAR, quindi posso dire tranquillamente che sono diventato imprenditore grazie proprio a tutto un percorso di formazione che mi ha dato la possibilità di arrivare fino ad oggi. Paola Sansoni, imprenditrice, le donne sono più formate rispetto agli uomini? Beh, diciamo che comunque da dati statistici anche piuttosto recenti emerge che comunque le donne sono più scolarizzate rispetto agli uomini in generale. Questo insomma porta anche quindi ad una più facile propensione ad una maggiore formazione nel momento in cui deve affrontare la gestione aziendale.